ad Albino un'importante iniziativa per i giovani per avvicinarli un po' alla conoscenza dei luoghi e dei metodi di lavoro della macchina comunale con l'assessore Emanuela Testa. Parliamo appunto in cosa consiste a Porte Aperte. Grazie. A Porte Aperte è un'idea che ho avuto già da tempo, già da quando lavoravo come assessore alla pubblica istruzione mi sarebbe sempre piaciuto fare qualcosa con le scuole superiori, quindi con i ragazzi che magari si avvicinano anche all'età del voto. Con la presa in carico delle politiche giovanili, avvenuta poco più di 2 mesi fa, l'occasione si è avverata. E quindi ho iniziato a parlare di questo progetto innanzitutto con le 2 scuole superiori presenti sul territorio, quindi l'ISIS Romero e la BF. Ho ricevuto da parte dei professori di queste 2 scuole un pieno appoggio, anzi sono stati molto contenti di questa mia idea, di questa mia iniziativa. È un'iniziativa semplice, si tratta di incontrare i ragazzi dove proporre e spiegare cosa significa il comune. Il comune non solo declinato nella parte politica, quindi l'amministrazione comunale, la giunta, i consiglieri, piuttosto che, ma anche come funziona la macchina amministrativa. Perché questi ragazzi che si avvicinano al voto, secondo me, devono avere anche una consapevolezza di quello che significa. Innanzitutto, votare per una persona che pensano li possa rappresentare. Quello che può fare poi questa persona quando raggiunto il consenso viene eletta e quindi quello che può fare a livello amministrativo, che idee può portare, che novità può portare del suo personale impegno, ma anche quello che viene fatto dalla parte operativa dell'amministrazione, quindi cosa fanno gli uffici, perché io come politico posso entrare e proporre ai miei colleghi e anche agli uffici determinate cose, però poi devo anche sapere e loro devono sapere fino a che punto questa mia proposta può raggiungere l'obiettivo e attraverso quali iter l'obiettivo viene raggiunto. A volte l'obiettivo viene raggiunto al 100% per la scelta che fa l'amministratore, a volte purtroppo bisogna andare a impattare contro determinate regole, determinate leggi. E questo io voglio fare insieme a questi ragazzi. Sì, Entriamo nel programma, quando saranno gli appuntamenti, le tematiche? il primo appuntamento sarà mercoledì 8 novembre con l'ISIS Romero, ci sarà un secondo incontro venerdì 10 novembre, sempre con l'ISIS Romero, e un terzo incontro martedì 14 novembre, sempre con l'ISIS Romero. Mentre invece il CFP avrà 2 incontri, il primo sarà lunedì 20 novembre e il secondo lunedì 14 dicembre. Per l'Istituto Superiore ABF di Albino abbiamo 3 classi delle terze per un totale di 73 ragazzi, mentre invece per l'ISIS Romero sono le quinte e saranno impegnate 5 classi per un totale di 103 studenti.